Sei persone indagate per i reati di frode in commercio e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari in concorso tra loro. Questi i primi risultati dell'operazione svolta dal Corpo Forestale dello Stato nel Brindisino e nel Barese su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che ha visto impegnati da questa mattina un centinaio di forestali in perquisizioni, ispezioni e sequestri di lotti riconosciuti come falso olio extravergine di oliva 100% italiano. Gli investigatori del NAF, specializzati nella lotta alle frodi agroalimentari, si sono rivolti all'Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Perugia per stabilire l'origine geografica di molte partite di olio extravergine di oliva etichettato come 100% italiano. I risultati delle analisi incrociati con quelli sulla tracciabilità ricavati dai registri informatici hanno permesso di accertare che migliaia di tonnellate di olio ottenuto mediante la miscelazione di oli presumibilmente extravergini, provenienti anche da paesi extra Unione Europea come Siria, Turchia, Marocco e Tunisia, venivano venduti sul mercato nazionale, internazionale, statunitense e giapponese con la dicitura facoltativa 100% italiano, configurando così una frode in danno al made in Italy. Le indagini della forestale continuano e sono mirate anche ad accertare la effettiva natura dell'olio extracomunitario e la sua genuinità. I controlli dovranno inoltre verificare eventuali complicità di altre aziende.